Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Il processo di appello Spartacus scaturito dalla principale inchiesta sul clan dei Casalesi non si poteva aggiustare in quanto la tensione dei magistrati e dei media era altissima. In sintesi questo quanto sostiene il pentito Antonio Iovine, che ha deposto oggi in videoconferenza il processo per le minacce allo scrittore Roberto Saviano e alla giornalista Rosara Capacchione in corso davanti alla terza sezione del Tribunale di Napoli, presieduta da Aldo Esposito. Il PM della direzione distrettuale antimafia Sirignano ha domandato al collaboratore perché mai vi fosse stato il presunto pagamento di somme di denaro per ottenere assoluzioni in appello in tre processi per omicidio, come il pentito sostiene di aver appreso dal suo ex avvocato Michele Sant'Anastaso da tempo detenuto e non per Spartacus. L'avvocato Sant'Anastaso, ha detto Iovine, lasciò intendere che questo processo doveva seguire le vie lineari, era troppo al centro dell'attenzione. Proteggeva un latitante, il parcheggiatore ucciso sabato per sanare il boss. Indaga in più direzioni la squadra mobile di Napoli per l'omicidio di un parcheggiatore, Gennaro Parisi, 54 anni, pregiudicato per estorsione e favoreggiamento e ritenuto collegato al clan Tommaselli, ucciso sabato sera con colpi di pistola in un agguato in via Piave mentre stava aiutando due donne, fortunatamente rimaste illese, a parcheggiare l'automobile. Tra le ipotesi, un coinvolgimento casuale dell'uomo nell'agguato e quella di eventuali collegamenti con un altro omicidio commesso in città mercoledì scorso in via Cerlone, dove è stato ucciso con due colpi di pistola al viso Ciro Mercurio, pregiudicato 34 anni, ritenuto elemento di spicco del clan di Camorra dei Grimaldi. Tuttavia le indagini proseguono, come detto, in più direzioni. Parisi stava guidando la manovra delle due donne a bordo di un'autovettura quando sono giunti i sicari che hanno sparato numerosi colpi di arma da fuoco. Il parcheggiatore è stato colpito alla schiena e alla nuca ed è morto all'istante. Cinque colpi hanno raggiunto la fiancata sinistra dell'automobile senza ferire le due donne, le quali sono scappate ed hanno avvertito la polizia. Gli agenti hanno trovato anche sul luogo dell'agguato due bossoli calibro 7,65. Stop alle agitazioni sindacali negli scavi di Pompei. La sovrintendente Osanna ha appena raggiunto un accordo con i sindacati che anche questa mattina hanno bloccato l'ingresso degli scavi per un'assemblea durata 2 ore che ha provocato notevoli disagi. Il Teatro Grande di Pompei riapre per 2 giorni nell'ambito del Forum Universale delle Culture, 2 giorni di speciali rappresentazioni. Accettiamo la grande sfida alla quale qualche giorno fa ci ha richiamato il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, sull'importanza di valorizzare il nostro patrimonio dei beni culturali che rappresenta la nostra grandissima forza. Così il presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, ha risposto ai giornalisti a margine della conferenza stampa convocata negli scavi di Pompei per presentare l'apertura straordinaria del Teatro Grande con la rappresentazione di Eschilo il 28 e il 29 giugno. Intanto i cancelli degli scavi di Pompei sono rimasti chiusi anche questa mattina 2 ore per l'assemblea indetta dai sindacati, che hanno programmato 5 giorni di proteste che si concluderanno giovedì. Intanto ascoltiamo il governatore Caldoro. Siamo contenti e orgogliosi di aver messo in campo una proposta culturale in un forum che non sia ripetitivo di feste o di moltiplicazione di tanti eventi che non hanno qualità. Quindi la qualità dell'assessore Miraglia ha lavorato benissimo con tutti i partner di questa iniziativa. Quindi le amministrazioni comunali, sedi delle siti appunto dell'UNESCO, quindi valorizzare attorno all'UNESCO questo patrimonio incredibile che abbiamo, degli eventi che siano eventi di forte, forte, forte intensità e anche di riconoscibilità. In questo caso è evidente, Pompei dice tante cose, tanti problemi che abbiamo risolto, tante questioni che dobbiamo ancora affrontare, e in questo rapporto che deve essere tra governo e regioni e enti locali sempre più utile e forte. Il rischio chiusura dei reparti di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale San Gennaro in Napoli è stato al centro di un'assemblea che si è svolta tra i lavoratori e i vertici della terza municipalità, ai quali i dipendenti del nosocomio hanno rappresentato la gravità della situazione e il contraccolpo per il territorio che potrebbe perdere un ulteriore presidio sanitario. Secondo quanto reso noto durante l'incontro, i reparti saranno trasferiti presso gli incurabili, un trasferimento che i lavoratori e le istituzioni del territorio non si spiegano, anche perché si tratta di reparti che sono stati completamente ristrutturati. Oltre 13.000 violazioni penali e amministrative nel 2014 scoperte dalla Guardia di Finanza.
Oltre 13.000 violazioni penali e amministrative rilevate, 1.400.000 frutto di frodi fiscali recuperati e 184 milioni di IVA in regolarità nel 65% dei quasi 9.000 controlli effettuati sul rilascio di scontrini e ricevute fiscali. Sono alcuni dati del lavoro della Guardia di Finanza in Campania nei primi 5 mesi del 2014. I dati sono stati diffusi in occasione della celebrazione del 240° anniversario della Fondazione delle Fiamme Gialle nella caserma Zanzur e riguardano il lavoro dei reparti del Comando regionale Campania, retto dal generale di divisione Nunzio Antonio Ferla. Sono stati 312 gli evasori totali e paratotali scoperti, 393 lavoratori in nero irregolari. Sul fronte del contrabbando di tabacchi e del traffico di droga, le Fiamme Gialle hanno intercettato nel primo caso oltre 18 tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e più di 111 kg di stupefacenti. Non sono mancate operazioni contro le merci contraffatte che hanno portato ad intercettare 2.300.000 di queste stesse merci. La lotta al riciclaggio di capitali sporchi ha portato all'accertamento di proventi illeciti per oltre 81 milioni di euro. Il contrasto alla falsificazione di banconote e monete ha portato alla denuncia di 32 responsabili. La Guardia di Finanza continua a portare avanti la propria attività, dunque iniziata tanti anni fa, con tenacia, serenità e serietà. L'Onda Pride arriva a Napoli sabato 28 giugno, dove in programma il Gay Pride. Il corteo partirà alle 15 da Piazza Dante e, dopo aver attraversato il centro della città, si concluderà sul lungomare. Nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1969, nei pressi del bar Stonewall a New York, si ebbero dei violenti scontri tra omosessuali e polizia. Questo episodio è considerato da un punto di vista simbolico il momento di nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo. Il 28 giugno alle 15 da Piazza Dante partirà il Mediterranean Pride of Naples, tappa napoletana di Onda Pride, una serie di eventi nazionali LGBT realizzati in 13 città in occasione della celebrazione dei moti di Stonewall in favore della visibilità e dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Antonello Sannino, portavoce del movimento, ha spiegato il significato del Gay Pride. 28 giugno il Mediterranean Pride di Napoli, inteso appunto come Napoli città cuore del Mediterraneo per i diritti delle persone LGBT. Il Pride del Mediterraneo sarà uno dei 10 Pride che nello stesso momento in tutta Italia rivendicheranno a gran voce quei diritti non ancora acquisiti di piena cittadinanza per lesbiche, gay, bisessuali e trans. Per cui Napoli al centro del Mediterraneo, Onda Pride, 10 Pride, per chiedere alla politica che finalmente si può raggiungere i diritti per le persone gay, lesbiche e trans. Quanto è stato difficile organizzare questo Pride? Questo è il terzo Pride che il coordinamento Campagna Rainbow organizza in città. Iniziamo anche ad avere una certa abitudine a poter organizzare un Pride. C'è vicinissimo il Comune di Napoli che coorganizza insieme al coordinamento Campagna Rainbow questa manifestazione che ci ha aiutato e ci ha facilitato nell'organizzazione dell'evento e dell'iniziativa. Testimonial del Mediterranean Pride of Naples 2014 è l'attrice napoletana Giuliana Desio. Una diportista, mentre si trovava a bordo di uno yacht battente bandiera delle isole Cayman in navigazione a circa 6 miglia al largo dell'isola di Capri, è stato colto da un malore. È accaduto la scorsa notte. L'SOS immediatamente raccolto dalla sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera di Capri, guidato dal tenente di vascello Gerardi, che subito ha attivato la macchina dei soccorsi, tenuto conto delle caratteristiche delle imbarcazioni con la quale sarebbe risultato difficile effettuare un trasbordo in mare. La stessa è stata fatta ormeggiare presso la banchina commerciale del porto di Capri, dove ad attenderla c'era, oltre agli uomini della Guardia Costiera, anche un'ambulanza con il personale del 118. L'uomo è stato immediatamente soccorso e poi trasferito la mattina presto con una motovedetta della Capitaneria di Porto a Napoli, dove necessitava di cure maggiori. C'è bisogno di un sistema che consenta di mandare a casa la gente che si è macchiata di corruzione, e quanto ha detto il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, parlando al forum Anticorruzione e Trasparenza.
L'autorità nazionale anticorruzione non è affatto un organismo di ausilio o di completamento dell'autorità giudiziaria, non è assolutamente compito dell'autorità scoprire fatti di corruzione. Il compito è quello di garantire il rispetto delle norme. Lo ha detto la Presidente nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, parlando a Napoli, al forum Anticorruzione e Trasparenza che si è svolto presso l'Aula Magna del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Bisogna stare attenti, ha detto ancora Cantone, soprattutto alle corruzioni più sofisticate, dove la legalità formale viene utilizzata come schermo per consentire le ipotesi di corruzione. La peculiarità dell'Italia è che la corruzione e lo scambio di favori illeciti sono eretti a sistema, ha sottolineato dal canto suo Fabio Foglia Manzillo, docente aggregato di diritto penale all'Università Telematica Pegaso, presentando il forum organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Partenopei e l'Università Telematica Pegaso. Uno spettacolo nel Golfo di Napoli grazie ad abili paracadutisti. Tutti col naso all'insù, anche gli amanti della tintarella di Mappatella Beach per la giornata dell'aria organizzata in via Caracciolo a Napoli dall'associazione paracadutisti con la Guardia Costiera impegnata a vigilare per garantire la sicurezza nel Golfo di Napoli. Un'iniziativa molto spettacolare ed applaudita che ha previsto lanci sul Golfo e acrobazie in volo. Show sul lungomare e gran finale sulla spiaggia libera del lungomare partenopeo, tra bagnanti divertiti e bambini affascinati. Sulla sabbia una grande croce indicava il punto di atterraggio degli spericolati paracadutisti. Così l'attenente Enzo De Guida descrive i particolari dell'evento. C'è un grande riscontro di pubblico, questa volta è la manifestazione è dedicata ancora ai due marò che sono tuttora detenuti in India ed è anche un momento addestrativo per il nostro personale ma anche per tutti gli enti istituzionali che ci danno concorsi, in prima di tutto la Marina Militare, la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto di Napoli, l'OSMOM, il Corpo Sanitario dell'Esercito Italiano, il Corpo Volontaristico, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile con il loro nucleo di sommozzatori Sant'Erasmo. Inoltre questa manifestazione è anche c'è un grande riscontro di pubblico, come vedete. Abbiamo una grande festa qui per tutti i napoletani, il clima quest'anno è stato benevolo rispetto all'anno scorso, quindi per noi è veramente una grande fonte di soddisfazione essere ancora una volta. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Napoli e quelli della Guardia Costiera di Ischia hanno sequestrato un albergo di Forio di Ischia nell'ambito dell'inchiesta penale della Procura della Repubblica di Napoli che da mesi è in corso sull'isola. Dagli accertamenti della Guardia Costiera e dalle analisi effettuate è stato scoperto che l'albergo scaricava direttamente sul suolo senza rientrare nei parametri di legge. Nel decreto di sequestro è stabilito che lo sgombro dell'albergo avverrà nei prossimi giorni, salvo la messa in opera immediata di opere che possano impedire sul suolo dei reflui al di fuori dei limiti della legge. L'UDI di Napoli e l'associazione Opera del Fanciullo a sostegno delle donne nigeriane in favore della scolarizzazione delle giovani nigeriane. Questa mattina presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo si è svolta la presentazione della campagna per la costituzione di 3 borse di studio per le ragazze del Borno Nigeria. Con questa iniziativa a cura dell'UDI di Napoli e Opera del Fanciullo, le donne di Napoli cercano delle vie concrete che raggiungano le donne vittime di veti e violenze perpetrate nel tentativo di impedire la loro crescita personale. In Nigeria vige uno stato patriarcale che considera la donna istruita un pericolo. L'episodio è accaduto qualche tempo fa, di cui sono state vittime 200 ragazze sequestrate da parte dei fondamentalisti perché volevano studiare, ha portato alla ribalta internazionale la difficoltà delle donne nigeriane che vogliono studiare ed avere una vita normale. Questa iniziativa, fortemente appoggiata dal Comune di Napoli, deve essere di stimolo per chi ha davvero il potere di cambiare lo stato delle cose. Al nostro microfono Stefania Cantatore dell'UDI Napoli. Più che un aiuto vuole essere un atto di solidarietà, non è un aiuto unilaterale. Perché noi abbiamo già un rapporto con le donne della Nigeria, lo abbiamo avuto quando si è trattato di dare la cittadinanza onoraria per interporci alla lapidazione di Safia Hussaini e poi lo abbiamo attualmente nella Nigeria del Sud però con un progetto insieme all'APOF che è un'associazione di patologi senza frontiere per la prevenzione del cancro della sfera genitale per le donne nigeriane. Naturalmente insomma sono anche gocce nel mare queste, però sono anche degli atti fortemente simbolici.
come è simbolica questa cosa della assegnazione delle borse di studio a queste cittadine studentesse. Vediamo insieme ancora questo servizio. Giornata dedicata agli amici a quattro zampe nel parco pubblico Villa Mario Musella Piscinola nella prima domenica d'estate. Successo e partecipazione per il Dog Day, prima festa comunale per i cani. Per l'occasione sono stati destinati 7.000 metri quadrati di verde interamente a disposizione dei cani. Obiettivo: sensibilizzare i proprietari degli animali al rispetto del cane e dell'ambiente. No, dunque, all'abbandono degli animali in primis, ma anche al degrado dovuto alle deiezioni canine lasciate dai proprietari incivili sui marciapiedi, come sottolinea Maria Schioppo dell'associazione che ha organizzato l'evento. Siamo qui oggi per, soprattutto in prossimità dell'estate, per cercare di, come dire, di diffondere la cultura del non abbandono. Del non abbandono dei cani, che è una piaga sociale in vista dell'estate, e quindi questo è il motivo per cui noi siamo qui oggi. Bene, noi ci salutiamo così, grazie per averci seguito, arrivederci, restate con noi.